cos'è un pugile a fuoco? In che senso? Nel senso che vuoi dare tu. Un pugile a fuoco e un pugile fuori fuoco. Sai, io ho iniziato a fare il pugilato che facevo il fabbro, per cui facevo il battitore di mazza, costruivo i denti delle pale meccaniche e mettevo il ferro dentro la forgia. La forgia surriscaldava il ferro, lo faceva diventare incandescente, una volta incandescente si modellava con la mazza. Il mastro reggeva il pezzo e io con la mazza battevo. Poi sono venuto in palestra all'età di 12 anni, 13 anni e ho incontrato il maestro Peppe Peris, Giuseppe Peris, un maestro del passato, che aveva questi metodi di allenamento. Io, come ho fatto con tutti insegnanti e atleti, mettevo tutto ciò che riuscivo a prendere dalle persone, le mettevo nel sacco, poi andavo a casa, lo vuotavo e prendevo quello che c'era di buono, lo prendevo, e l'altro lo scartavo. Il famoso ingresso, quando il pugile sta entrando, l'ingresso nel tunnel, nel suo tunnel trasparente, per cui lui era già nel suo tunnel trasparente, per cui si vede che è completamente fuori da qualsiasi, è nella sua dimensione, fuori da una dimensione reale, è già sul ring. È il vento, lascialo chiuso. Sì. Io volevo uscire da quello che mi circondava, cioè dal niente. Questa cosa scatta quando tu vuoi raggiungere un obiettivo e vuoi emergere da quello che ti circonda. E allora ti scatta questa mola. Quella maglietta dovrebbe mettersi intanto. Questo atrio è stato, diciamo che mi ha ospitato negli allenamenti mattutini estivi, dove utilizzavo questo spazio, questa zona all'aperto per fare gli allenamenti di potenziamento sui colpi esplosivi con la palla medica, gettandola addosso al muro e potenziando i gesti dei diretti, dei montanti e dei ganci. Sono ricordi indelebili, insomma, che non si possono dimenticare, non puoi cancellare dalla testa. Fanno parte del tuo vissuto, fanno parte di tutto ciò che hai conquistato, di tutto quello che praticamente ha fatto sì che io diventassi campione del mondo. Quando ho conquistato il campione del mondo dei medio massimi a Marsiglia, vinsi quel campionato, mi inginocchiai, ringraziai Dio e poi salì sull'angolo del quadrato e mi rivolsi ai miei sostenitori, che erano pochissimi, erano 30 su 14.000. Quando io sono andato a vedere, ho combattuto a Glasgow, e c'era Mike Tyson che combatteva, che faceva il campione del mondo, e io facevo il campione del mondo. Io facevo un pugile fortissimo, no? Robin Reed fu il giustiziere di Nardiello, campione del mondo WBC. E Mike Tyson combatteva con Lussa Varese, un italo-inglese, poverello, neanche in piedi si reggeva. Pensa che gli fece mettere uno sponsor sotto le scarpe, perché gli ha detto: quando ti metterò il tappeto, si vede lo sponsor, ti do 10.000 sterline e tu mettili. E quello si mise lo sponsor sotto le scarpe. Ok? Pensa che combattivo. 80.000 spettatori, 5.000 sterline a biglietto. Scommettevano quanti secondi sarebbe durato in piedi l'avversario. Sì. E aveva lo sponsor sotto le scarpe. Capito? 5.000 sterline per vedere uno che andava per terra. La gente che è violenta. E lui intelligentemente gli dava quello spettacolo lì, capito? La rigida, papà. Ritornavo a casa e lui generalmente calava 6 kg, sembra una cosa assurda, di peso durante ogni seduta di allenamento, ma perché perdeva tantissimi liquidi. Li reintegrava
però nello stesso tempo doveva mantenere quel peso, diciamo, raggiunto ogni qualvolta che scendeva, per cui la massa magra usciva fuori e la massa grassa la eliminava per quanta poca ne avesse. Non reintegrandolo con tanta acqua, addirittura l'ultima settimana, ma gli ultimi 3 giorni in particolare, lui non beveva e si alimentava di pochissime cose, tipo l'uva passa o cose di questo tipo, perché contenevano tantissime calorie e pochissimo peso effettivo da recuperare, però molte calorie. E quando io mangiavo le mele, che cosa succedeva? Che cercavo di aiutarlo il più possibile, però naturalmente se fossi sottoposta alla sua stessa dieta sarei morta. E quindi dalle bucce delle mele lui che cosa faceva? Succhiava le bucce stesse per poter ottenere quel minimo di soddisfazione del liquido. Vengono invitati sia i campioni sia gli ex campioni del mondo, per cui c'era Marvin Hagler, c'era la Minter, c'era Ray Sugar Leonard, Tommy Hearns, tutti i più grandi campioni del passato e del presente, Nino Benvenuti, Duilio Loi. Io incontrai Marvin Hagler, che si avvicinò a me e mi disse che, avendo visto il mio combattimento, era un grande campione, dovevo rimanere concentrato, dovevo togliermi dalla testa tutte quelle disattenzioni che possono farti inciampare durante la carriera sportiva. Ho preso per buono quello che lui mi ha detto e ne ho fatto tesoro. Ma sai, lo sguardo io penso che non sia poi tanto influente, perché poi bisogna fare i conti sul ring, sai, al di fuori del ring si fanno e si dicono tante cose. Ho vinto, ho fatto bene. Tutto ciò che hai fatto e ti ha portato a una vittoria è fatta bene. Se io avessi fatto come dici tu, chi lo sa, avrei vinto? È questo che sì, avrei perso. Ho vinto, una vittoria. Uno dice, non ti può criticare, hai vinto, sei incriticabile. Il giorno in cui sono entrato in questa palestra, che ero piccolino, 12 anni, ero gracile, ero piccolino, esile, e sono entrato qui e cercavo un posto dove sedermi, e quando mi sono seduto è entrato un ragazzo e mi ha detto che quello era il suo posto, di lasciarlo libero. Io mi sono alzato, mi sono spostato su un'altra panca, più in là della panca, un altro ragazzo più grande di me naturalmente, e mi ha detto di alzarmi anche da quel posto perché era suo, era occupato. Per cui io gli chiesi quale fosse il mio posto, dove mi potevo sedere, essendo il più piccolo della palestra, no? E l'ultimo arrivato, loro mi dissero di andare nel corridoio. Allora, dopo trovare una soluzione per quando ti chiamo, che rispondi? Che rispondi? Non so. La luce, tutta luce naturale, fate ragazzi. Una vita in cui si è dovuto dare tante risposte ai tanti perché, diciamo, naturalmente gli sorgevano, no? E quindi io mi sono trovato un Silvio estremamente sicuro, estremamente duro in alcuni momenti, ma anche estremamente fragile. E la difficoltà era far ammettere la sua fragilità, cioè far capire che la fragilità non era sinonimo di debolezza, ma era semplicemente sinonimo forse di intelligenza. E lì, questo è l'ingresso, all'interno del campo di gioco dello stadio Fattori di Civitavecchia, dove era stato allestito il ring per il campionato del mondo Silver WBC il 6 luglio del 2013. Di solito l'ingresso di un pugile all'interno di un palazzetto, comunque di dove si svolge l'incontro, è molto scenografico, ci sono sempre scenografie particolari, abbigliamenti più o meno strani o comunque un accappatoio, qualsiasi cosa. E quella sera Silvio è entrato già pronto per combattere, calzoncini, guantoni, pronto per combattere.
aveva soltanto addosso questa collana con l'immagine, l'immagine che c'è è quella della nonna, che lo ha sempre accompagnato in questa preparazione. Questa collana, c'era tutto un rituale, rituale nel momento in cui arrivava in palestra, si toglieva la collana, la baciava, la metteva da una parte, a fine allenamento si rimetteva la collana e ogni tanto ci parlava. Terminato il combattimento, dove tu senti di aver vinto, di assaporare la vittoria, ti danno un verdetto che non ti aspettavi, ti crolla il mondo addosso. Devi avere lo spirito di un combattente, uno spirito di una persona che si mette in gioco, uno spirito competitivo. Simone, testa ti molla, perché poi a livello fisico si allenano un po' tutti, no? Quello che fa, che rende una persona, le piccolezze fanno la differenza, è importante allenare la testa, perché poi a livello fisico una persona si prepara come l'altro, no? Devi andare a disputare un campione del mondo e si prepara al massimo, la posta in palio è altissima, per cui ecco, la testa è il 60% di un atleta quando si presenta, quando si sta preparando per un campione del mondo. Ne ho fatto più di uno con una mano fratturata, sempre con la mano destra, infiltravo la mano, stringevo i denti e andavo avanti, perché il mio raggiungimento del traguardo era più forte del dolore. Beh, il mio incontro con Monzo è stato a dir poco fantastico, meraviglioso, sotto qualsiasi punto di vista. Dopo aver conquistato la cintura del campione del mondo international WBC dei pesi medi a Buenos Aires, in Argentina, ero stato classificato il Little Monzon, il piccolo Monzon, per il mio modo di boxare, lineare, colpi dritti, longilineo alto, uno dei pesi medi più alti che ci sono stati nella carriera del pugilato mondiale, diciamo, 1,87 m, 1,88 m per 72,5 kg. Carlos Monzon era poco più basso di me, 1,84 m, 1,83 m. E diciamo che dopo quella conquista mi hanno proposto di andare, sotto richiesta di Carlos Monzon, mi hanno proposto di andarlo a trovare a Santa Fe, che lui era detenuto, mi voleva incontrare, sarebbe stato sicuramente un incontro tra sportivi del passato e del presente, tra campioni del passato e del presente. Perché lui aveva visto il tuo incontro contro il Puma. Contro il Puma Arroyo, sì. Lo aveva visto in prigione e voleva incontrarmi, mi portarono a Santa Fe, io lo incontrai in questo penitenziario. Aveva un aspetto terribile, un viso di cuoio, no? un viso sofferto, stanco, segnato dalla vita, segnato dalla sofferenza. L'ho incontrato e mi ha fatto i complimenti, sai, poi. Se ti chiedessi di elencarmi le tue vittorie più belle, di quale mi parleresti? Sicuramente
sai, di tutti i campionati del mondo fatti, dei 13 vinti, ti parlerei del mio primo titolo con la conquista del campione del mondo contro Thomas Tate a Civitavecchia. Ti parlerei della prima mia difesa contro Verno Phillips, quello che fu il giustiziere di Gianfranco Rosi per ben due volte. Ti parlerei del titolo disputato a Glasgow sotto il campione del mondo di Mike Tyson contro Robbie Reed, campione del mondo WBC e giustiziere di Nardiello, Vincenzo Nardiello. E ti parlerei del campione del mondo che ho vinto a Marsiglia nella categoria dei medio massimi, sempre stata tabù per l'Italia. Senti, ma quando hai vinto contro Tate io c'ero, no? E mi ricordo la tua faccia, ma dietro quella faccia chi c'era? Cosa ti è esploso dentro quando hanno emesso il verdetto? Ed eri il campione del mondo, realizzavi il tuo sogno. Beh, diciamo che sai, con l'andamento del combattimento riesci a percepirlo, no? Ad assaporarlo il verdetto, perché... E c'è stato chi ha cercato di distoglierti, io penso un alberghetto in Sud America, in Argentina, dove ti avevano messo a dormire in un posto terribile prima di combattere col famoso El Puma. Certo, sai che ti fanno delle guerre psicologiche, no? Nella vita le fanno le guerre psicologiche. Non solo nello sport, ma anche nel lavoro, no? Ti fanno degli sgambetti, ti mettono degli ostacoli, ti mettono in condizione di non rendere al massimo, per cui mi misero a dormire in un bordello dove c'erano le donne che lavoravano, in un albergo, in un hotel, in un motel dove c'erano delle pareti ma non c'era soffitto, per cui tu ascoltavi durante la notte tutte le cose che accadevano nelle altre camere. La metafora del pugilato, no? È applicabile alla vita di chi lavora nell'industria, di chi lavora nello spettacolo, di chi lavora in tutti i campi, la metafora della box, dell'incontro di box. Certo, io penso che sia una metafora della vita il pugilato, e che per raggiungere un obiettivo i metodi sono quasi uguali, sono simili. Praticamente io mi entro in un tunnel trasparente per raggiungere il mio obiettivo, vedo tutto, ma niente mi toglie le mie attenzioni dal mio obiettivo da raggiungere. Sei un essere umano e dei cali, no? Dei cali, degli alti e bassi che ti possono prendere l'ottavo, il settimo, il sesto round, il nono round, quasi da metà combattimento in poi, per cui lì bisogna stringere i denti e andare avanti. Ma addirittura a me mi capitò un periodo, una volta che io disputai, dovevo preparare il campione del mondo contro Verno Phillips, un focolaio acceso in un polmone sinistro, e mi dovetti allenare per tutto il periodo, per circa 40 giorni, con la febbre sempre a 38, 37 e mezzo, 38, perché avevo questa infezione. Andare avanti, deve sapere andare indietro, deve saper boxare in avanti di rimessa e fare il picchiatore. Bella questa cosa. Purtroppo non siamo macchine, ma siamo esseri umani, non possiamo stare sempre al 100%. Ci sono stati dei giorni in cui, diciamo, non sono andato benissimo, però ecco, non mi sono lasciato abbattere da questa prova negativa, e riguardando i tape a casa delle sedute di allenamento ho cercato di fare il meglio le prossime sedute. In Argentina sono stato più di 15 giorni. Prima del combattimento ho conosciuto un italo argentino che viveva lì da anni ormai, un signor anziano, ottantenne, che era seduto ad una sedia, lo conobbi e tutti i giorni mi diceva una frase particolare, sai, questi anziani che hanno delle esperienze non indifferenti, e mi diceva che fino alla bara si impara. Quindi tu non fai una pressione psicologica, non l'hai mai fatta sugli avversari, vai e combatti con lealtà. Non l'ho fatta sotto il quadrato, l'ho fatta sopra il ring. E sopra il ring come lo guardi? Non adesso, perché so che tu entri nel tuo tunnel trasparente, a quel punto. Certo. Quello che fai è una cosa. No, magari si parla in una fase di clinch, si parla a distanza, gli si dice che... Bello, che stai dicendo in una fase di clinch? Ma magari gli dici che per sconfortarlo, per fargli perdere la concentrazione, gli dice che è un pugile finito, che è un pugile che non fa male. Ma che hai detto anche con parolacce un avversario? No, parolacce mai, però gli ho detto che non faceva male, che ero un portiere, e mi chiamavano schizzo perché non crescevo, ero piccolino, ero basso, per cui con le palle a terra ero fortissimo, quelle alte non le prendevo. Certo, a vederti così, pensare che tu eri esile e basso è difficile, eh? E mia nonna, diciamo, diventava pazza perché vedeva tutti i miei coetanei, i miei amici di scuola, tutti più grossi, più alti di me, e io ero piccolino. Là mio padre mi disse: vieni con me, ti farò diventare grosso io, grande io, e mi portò in questa palestra fatiscente che pioveva, porta arrugginita, pioveva da tutte le parti
della palestra, vetri rotti, entrai e poi la palestra ha fatto il suo corso nel periodo che sono stato qui. L'altro schiva e contrattacca, okay? Ok? Allora, uno di voi porta il sinistro, okay. Porti tu il sinistro. No, non bisogna schivare senza colpire, ma nella fase, perché sennò l'avversario ha un tempo per rientrare. Bisogna colpire l'avversario nel momento in cui è impossibilità di rientrare, cioè lui porta il sinistro, tu porti questo. Ok, nello schivare fai un contrattacco, questo, pam, ok? Proviamo? Sì, allora il gomito tiene attaccato qui, via, ecco, sì, perfetto, sì, ok. Allora, avete capito l'efficacia dell'esercizio? Uno attacca nel momento in cui schivi, non dai modo all'avversario di replicare o di riorganizzarsi, perché sta in una fase di azione, capito? Siamo andati sempre sulla parte destra, abbiamo portato un colpo qui e un colpo qua. Adesso andiamo da quest'altra parte, sul sinistro, entriamo dalla parte, schiviamo dalla nostra parte sinistra e portiamo un montante destro almeno, ok? Allora lui porta il sinistro, uno, due, va bene? Perché anche qui l'avversario, quando porta il colpo, non ha la mano qui davanti, a volte si lascia andare e fa questo, si trova, diciamo, privo. Anche questo esercizio va fatto andando incontro al colpo. Perfetto. Sì. Stop. Naturalmente bisogna avere un occhio particolare per fare questo, certo. Bisogna avere una sicurezza di noi stessi, una determinazione nel fare il gesto, altrimenti se dubiti o sei titubante non riesci a portare a termine l'azione. Comunque allora, il sinistro tu. E vengo di qua? No, qua. Qua, ok. Ok. Ascoltami, è importante che il gesto non venga fatto così, ma il gesto venga fatto così. Cioè tu stai qua, ruoti il busto, okay. E porti il montante, se no, altrimenti se fai così, questo è scarico, ma così è carico. Uno, due. Allora. Uno, due, bravo. Sì. Sopra, almeno. Ok. Praticamente io facevo il rappresentante di prodotti di igiene alimentari, per cui mi dovevo svegliare il mattino alle 5:30, andare in magazzino, preparare il camion per uscire alle 7:30, perché i negozi aprono a quell'ora. E devono avere il prodotto fresco sul banco, per cui io andavo a combattere quasi sempre a Milano, fuori della mia città, e finito il combattimento finiva sempre la manifestazione totale, finiva sempre verso le 11:30, mezzanotte. Io facevo subito i conti con il mio manager, mi dava la mia paghetta, la mia borsa, io risalivo in macchina per stare qui alle 5:30 e salire di nuovo sul camion. Mi incontro questo ragazzino e mi disse: ma ieri sera ti ho visto in televisione, ma eri in televisione, come mai oggi sei qui? Oh.
vedere un campione del mondo che si è lasciato andare con la pancia, da anche una figura brutta, no? Di quello che può essere stato e di quello che può diventare un campione del mondo dopo aver lasciato l'attività. Vorrei rimanere un'icona, un punto di riferimento per i giovani, un esempio per gli atleti che continuano a fare questo nobile sport che è il pugilato. Ecco perché poi sono stato affidato ai nonni io, perché loro poi, essendo una famiglia numerosa, sei persone, l'abitazione piccola, non c'entravano, poi non c'erano soldi per mangiare. Allora loro che hanno fatto? Mi hanno ceduto ai miei nonni all'età di 3 anni, 2 anni, e che stavano qui vicino, capito? Sì, è aperto il cancello, possiamo andare. Qui praticamente non era così, qui è tutta terra sterrata, non c'era niente. Questo è il proseguimento del palazzo di dove abitavamo noi. Questa era l'ultima casa. Ecco si ripete. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. Come stai? Bene. Buongiorno, mi vuoi dire, sì, mi davo in vettinata. Dove la trovi questa forza che tu hai sempre trovato? Beh, sai, gli stimoli sono la cosa fondamentale, importantissima per un atleta, poi specialmente superato il 40° anno di età, no? Perché fino a che sei giovane gli stimoli te li dai, ma quando hai conquistato 7, 8, 10 campioni del mondo, hai guadagnato qualche soldo, per cui diciamo che fai una vita agiata, gli stimoli vengono meno, no? Quando i piaceri, quando vieni a conoscenza dei piaceri, a sapori questi piaceri. Però sai, dopo 35 anni di sport e di un tenore di vita, il mio palato non conosce altri sapori. Dico una cosa e ironizzo, da adesso in poi penso di rimanere integro per tutto quello che ho fatto. Ho conosciuto Silvio Branco alcuni anni or sono, e in ragione di una vicenda di natura processuale che aveva colpito tutta la sua famiglia, proprio perché vi fu trascinato da un comportamento, ecco, con un vocabolo edulcorato, diciamo anomalo da parte del padre, e mi rappresentò questa vicenda che tra l'altro era apparsa su tutti i giornali. Insomma, l'immagine che io ho di quegli incontri era di un uomo assolutamente determinato. Alla fine ne siamo usciti vincitori, lui ha riacquistato quello che era la fiducia degli altri, perché non ha mai perso la fiducia in se stesso, e il trofeo più grosso è stato questo: riuscire dopo l'apparente KO. Ne è uscito con grande soddisfazione personale, è uscito con un riconoscimento di responsabilità, insomma è quanto di più grande, è quanto di meglio egli stesso potesse auspicarsi. Eccolo, partito. Ma è partito anche il suo. Il pugile a fuoco è colui che mette a puntino tutte le cose per arrivare a un obiettivo. Il pugile che non è a fuoco è quello che si lascia coinvolgere dai piaceri della vita e tralascia quello che è gli allenamenti, il suo obiettivo.
capito? La cadenza costante. Il ritmo è tutto. Poi a volte bisogna cambiare ritmo. Non ci sono regole fisse. Eh? No, no, apri. La mano ferma, il cuore fragile, non adeguati alla sua età. Rimani all'angolo ed asciuga il mio sudore dentro al minuto di riposo, prima di sputare ancora l'anima nel cono luminoso. Ancora un gancio da incassare, ma le gambe non le piego mai. Non spaventarti, amore, abbi fiducia in me, non è finita. Combatterò per te e vincerò per te, e sogni ancora ad occhi aperti. Se questo è il modo per averti, io vincerò per te.